Ciao! Ho appena finito di studiare un'ora di chitarra e sono stanco morto, raga, vi giuro. Allora, buongiorno di nuovo. Oggi sono qui con la consueta serie di news tech. Oggi ho anche gli gnocchi, dopo c'è altra roba. Quindi cominciamo subito in questo, sapete com'è, news tech, format, vi parlo un po'. iPad OLED, oltre che Michiquo ha confermato che iPad Air per ora non avrà un display OLED, resterà con LCD neanche con mini LED. Ad OLED forse dovrebbero passare invece i Pro, soprattutto si parla del 12,9, anche se io vedrei bene più che altro un bel 11 pollici che costerebbe di meno come prezzo rispetto ad un 12,9 e al 12,9 si lascia il mini LED. Primo ragionamento di oggi. Si sono purtroppo svolti passati 10 anni dalla morte di Steve Jobs, cofondatore di Apple e CEO di Apple fino ad agosto 2011. Non me ne so già che parlare, ho fatto un piccolo video su Instagram, l'ho messo nei Reels, quindi andate a vedere se non l'ho già rimosso, perché era una roba che ho detto vabbè, la metto per tot tempo, poi la levo. E invece, ormai si sono svolti i 10 anni dalla presentazione ufficiale di Siri, l'assistente vocale di casa Apple. Anche di Cook ne ha parlato ovviamente la morte di Jobs, come tutti normalmente. WhatsApp, Instagram e Facebook down per un bel po' di ore, tipo 10 ore, una roba del genere l'altro giorno. Boh, Zuckerberg ha perso un po' di milioncini, però si serve i suoi, fanno schifo, visto che ultimamente dopo questo ci sono ovviamente un sacco di problemi con Instagram e Bezos. Facciamoci due domande, diamoci due risposte. Telegram ha guadagnato 70 milioni di nuovi utenti con WhatsApp Down. Microsoft martedì ha rilasciato ufficialmente Windows 11. Non ho ancora visto tanti pareri online, purtroppo volevo vedere i numeri che dicono l'aggiornamento. Io ho aggiornato e ora non ci capisco più nulla. Ah, visto che ci sono al momento spam, lasciate anche like. Ultima notizia del giorno: non si hanno ancora notizie di MacBook Air. E ora chiudo qua tutto. Però lo lascio tipo così, fa scena. Anzi, guarda che bravo YouTuber serio. I bambini del vicinato che urlano. Che bella cosa, i bambini del vicinato che urlano. Allora, Apple Watch 7. È già ucciso il video riguardo, vi avevo già fatto il pippone in questo, ma me ne ero completamente dimenticato dell'esistenza dell'altro video. Quindi facciamo che ve lo risparmio, che forse è meglio. iPad mini 6 stanno sbucando le prime recensioni, anzi, quasi tutti l'hanno recensito. E boh, lo trovo un prodotto molto boh, cioè boh, dico io. Ci sono problemi di display. È uscito l'album di Salmo che è bellissimo. Ah, e ovviamente ci sono stati problemi con le vendite di iPhone 13. Brava Apple. Cioè, raga.